Partiamo subito dal primo cittadino di Napoli che ci accoglie in una città straordinaria. Sindaco, lei che ha il polso ovviamente tutti i giorni della città e dell'atmosfera che c'è, come ha vissuto il napoletano questa quarantena e questo momento obiettivamente storicamente difficile? La fase 1 l'ha vissuta, secondo me, con grande rispetto delle regole, perché il napoletano, vedendo le immagini della Lombardia, ha intuito il pericolo. Quindi c'è stato un senso molto diffuso di responsabilità, di maturità, di virtuosità e di pazienza. A me tutto questo non ha meravigliato, ma nella vita non è mai nulla di scontato, soprattutto perché la pandemia non si avevano precedenti, nessuno ci aveva mai raccontato come comportarsi. Quindi io sono orgoglioso di questo, perché credo che sia stato l'elemento determinante per evitare una diffusione molto massiccia del virus. Noi ad oggi a Napoli stiamo sotto i 1000 positivi, ovviamente anche la regione, bisogna dirlo, per forza ha fatto il minor numero di tamponi, 100 morti circa, quindi insomma complessivamente rispetto ad altri numeri, ormai sono circa 10 giorni che abbiamo 6-7 positivi al giorno e sono anche aumentati molto i tamponi. Quindi per ora la situazione credo sia stata gestita nel miglior modo possibile. Sindaco, lo chiedo anche, domani scatterà la fase 2, no? Qualcuno ha detto, e questa cosa mi come dire, fa un po' paura, che bisogna aprire subito tutte le attività. Chiaramente va fatto un distinguo fra regione e regione, ma quest'area di tana liberi tutti è un grosso pericolo. Ribadiamo che non significa che è finito tutto quanto e possiamo scendere in strada a fare la passeggiata per via Caracciolo, faccio l'esempio di Napoli naturalmente. Sì, io sono più preoccupato adesso che 15 giorni fa, perché se uniamo un mix che può essere pericoloso, il caos istituzionale di conflitto tra ordinanze regionali e provvedimenti del governo, dove soprattutto le regioni, vabbè, parlo per quella insomma nella quale vivo, non ha aiutato, perché e dall'altro la frenesia popolare, che è anche un po' psicologicamente giustificabile, perché dopo 2 mesi ovviamente di autoreclusione domiciliare senza aver commesso nessun reato, ci sta che un giovane di 16 anni possa prendere un po' d'aria. Quindi adesso bisogna, un giovane come un bambino, come un anziano, come qualsiasi persona, adesso bisogna essere molto bravi, a mio avviso, a cominciare a recuperare un po' di aria, un po' di abitudini che avevamo completamente smarrito, ma essere assolutamente rigorosi nel distanziamento di sicurezza fisico, sociale, come si vuole chiamare, le mascherine quando ritenute obbligatorie. E non è, come dire, la liberazione dal virus da lunedì. Anzi, aggiungo che se non dovessimo essere particolarmente bravi, come la stragrande maggioranza degli italiani lo è stato finora, ritornare come un gambero nella fase 1 significherebbe un disastro psicologico e forse non ci riprenderemo più a breve dall'epidemia sociale ed economica. Quindi da domani sicuramente la situazione è complicata, anche perché su alcune questioni sarà molto difficile gestirle, dal trasporto pubblico ad altre. Vedo già in questi giorni molta più gente per strada, però, e chiudo, devo dire la verità, le persone ormai mettono quasi tutte le mascherine, parlo ovviamente di Napoli perché conosco la città dove vivo e che faccio il sindaco, c'è il distanziamento, complessivamente la situazione di consapevolezza di tutela della salute c'è ancora, però domani è un altro giorno e vedremo come inizia questa fase 2. Buongiorno sindaco ancora. Volevo chiederle proprio il suo rapporto con De Luca, cioè prendete delle decisioni insieme, la contatta, perché vedo che lui è abbastanza uno tosto. E vi sentite spesso? Discutete di questa fase 2? Sì, rispondo subito a questo e volevo dire un paio di cose, se posso, sulla cultura, che ovviamente mi sta particolarmente a cuore, anche su alcune cose che ho sentito. Assolutamente. Dottor Pregliasco, e condivido in pieno anche del direttore Conte. Guardi, purtroppo, ovviamente è la mia versione, quindi, però è da prima della pandemia che io ho proprio una difficoltà a poter avere un rapporto col presidente De Luca, nel senso che ci abbiamo provato in tutti i modi, con telefonate, lettere, richieste di incontri, insomma.
non è grave come il virus, ma sarà una forma allergica, cioè io non lo so, però ne posso assicurare, che la cooperazione istituzionale tra la regione e il comune c'è. Poi trovo particolarmente sorprendente che nella task force regionale non ci sia il comune e la città metropolitana di Napoli. E questo è un altro tema, riprendendo sembra incredibile, le parole di Napoli, capoluogo. Tutti i gravi errori che è stato fatto sinora, gravissimi, devo dire, da parte del governo nazionale e sicuramente in Campania anche del governo regionale, di tenere i sindaci completamente fuori da questa partita. Non si comprende che sì, l'Italia è l'Italia delle città, dei comuni, delle grandi aree urbane e dei paesi. Se tu i sindaci non li coinvolgo, i sindaci sanno tutto, sanno come si fa il cibo da sporto, sanno come si regolano i mercati, alla fine ricade tutto su di noi. E noi stiamo combattendo con le mascherine che ci siamo procurati noi, perché ancora non ce l'hanno date, e con una fionda contro un virus che, oltre a mietere vittime, sta già mietendo un disastro sociale ed economico sul quale ci ritorno. E il fatto che noi non siamo in questa task force, non perché io non abbia da che fare, ma lo trovo un grave errore, perché io condivido quello che dice Francesco Oliviero, ma quello che penso pensano tutti gli italiani, interpretati dalle parole del direttore dell'ANSA. Cioè, in questo momento pure il massimo della cooperazione istituzionale. È ovvio che se un sindaco come me, che ha un po', voglio dire, a cuore i diritti della propria comunità, se vede che un presidente della regione fa delle cose sballate, io non è che devo stare zitto perché sennò viene meno l'unità istituzionale. Se ci fosse invece quello che dice lei, c'è l'incontro prima, stare negli stessi tavoli, avere quella voglia di ascoltare tutti. Poi è chiaro, ci sono delle istituzioni che prendono decisioni. Il Presidente del Consiglio deciderà a livello nazionale, il Presidente della Regione deciderà per la Regione, il Sindaco deciderà per la propria città. Quindi questa è una delle cose che ha funzionato nella maniera peggiore. Guardate, noi domenica, faccio solo questo esempio plastico, domenica scorsa abbiamo tutti quanti ascoltato con grande attenzione il Presidente del Consiglio. Io lunedì mattina mi sono letto con grande attenzione il DPCM e abbiamo incominciato a lavorare. Che significa prossimi congiunti, che significa attività motoria, puoi andare qua, vai. Manco abbiamo cominciato a lavorare su quello, puff, è arrivata le ordinanze regionali, che poi, scritte dalla stessa persona, 24 ore prima dicono una cosa, 24 ore dicono no. Cioè dice, prima cibo a domicilio sì, ma solamente in alcuni orari. Poi qualcuno mi fa notare, ma se metti orari molto stretti, quelli non aprono nemmeno, non porto in. Ah sì, è vero, allarga di un'ora l'orario, poi però si dimentica le rosticcerie e si dimentica là. Poi corregge un'altra volta, poi dice cibo da sporto sì, cibo da sporto no. Conte dice si può camminare con mascherina e distanza di sicurezza, lui dice no, puoi camminare solo sotto casa in determinati orari. Scusate, ma non ci vuole uno scienziato che se tu metti un orario stretto, due ore, sotto casa si fa l'assemblea di condominio sotto casa, cioè scendono tutti quanti sotto casa. Allora io non è che devo decidere chi, però mi è sembrato, ecco, che pur non condividendo alcune cose, soprattutto il DPCM, secondo me scritto in alcuni punti anche molto male sul piano giuridico, vabbè, sarà la smania, sarà la fretta, cioè. Però tutto sommato il Presidente del Consiglio ha dettato una linea, no? Ha fatto una fase 2 graduale, si può condividere o non condividere alcune cose, ma se un minuto dopo, vi faccio un ultimo esempio e poi taccio, i mercati, i generi alimentari che in tutta Italia più o meno stanno funzionando in campagna di uso. Siccome l'ordinanza scadeva oggi, fino a ieri non avevamo saputo niente, noi abbiamo fatto due nottate per fare sanificazioni, igienizzazioni, consultare tutti i mercatari. Però ieri pomeriggio, mentre stavo al Duomo, e per fortuna San Gennaro ha sciolto il sangue e ha fatto il miracolo, arriva l'ennesima ordinanza del Presidente che dice no, i mercati non si aprono. Allora voglio dire, ma noi la fase 2 così, cioè come la vogliamo cominciare? E chiudo sulla cultura, perché condivido in pieno, o riparte tutta l'Italia dal sociale all'economia, alle attività produttive, ma ritenere che la cultura sia un qualcosa che è un hobby, qualcosa così di intrattenimento, che se c'è va bene, ma se non c'è non fa niente, vuol dire che noi non abbiamo nemmeno l'idea da dove l'Italia deve ripartire. E io faccio l'esempio di Napoli, che in questi anni ha avuto la sua rinascita proprio grazie alla cultura, al turismo e a tutto ciò che è made in Naples. Ed è per questo che noi anche quest'anno, in piena pandemia, abbiamo mantenuto il maggio dei monumenti. Ovviamente non all'aperto, ovviamente non nei musei, negli spettacoli, perché non possiamo, ma 100 artisti, 100 progetti abbiamo avuto, e da ieri il maggio dei monumenti sui social ci sta per dimostrare che
Napoli c'è e riparte proprio dalla cultura. E l'ultima cosa proprio lo voglio dire sull'estate. Noi stiamo lavorando proprio in linea con quello che diceva il dottor Pregliasco, ovviamente dobbiamo vedere come va il contagio, ma se siamo tutti bravi, noi stiamo programmando e dobbiamo programmare con fantasia, creatività, intelligenza, più spazi all'aperto, più iniziative disseminate su tutto il territorio, più suolo pubblico gratuito, più apertura, più artisti che non sono concentrati con eventi ma sono disseminati in tutta la città. Insomma, per farvela breve, stiamo lavorando su un progetto Napoli bella e sicura, dove al centro c'è la natura, c'è la solidarietà, ci sono le persone e c'è quella voglia che avremo tutti quanti di ricominciare piano piano a vivere. Ci dobbiamo lavorare adesso, le istituzioni questo devono fare, noi ci stiamo provando, il governo si è dimenticato di noi, si accorgerà che sta per provocare un disastro, poi magari se vuole ci ritorniamo su questo, perché credo che sia un elemento che serve al paese, non tanto ai sindaci in quanto persone. Forza al sindaco, perché dalle parole di Conte, anche se come abbiamo detto c'è stata abbastanza confusione anche nel decreto, nella questione dei congiunti, non congiunti, sulla gestione della fase 2, emerge la questione dei parchi cittadini. Io spero lei mi voglia chiarificare questa cosa, perché da quanto mi pare di aver capito la gestione dell'accesso ai parchi spetterà al sindaco di ogni città. E appunto, se così dovesse essere, se lei dovesse confermarmi questa cosa, come si sta preparando Napoli appunto alla fase 2 nella gestione dei parchi, ma anche poi nella gestione di tutto il resto? Sì, vi cito un paio di elementi che possono farvi intuire il caos con cui piomberemo domani, perché nel DPCM sta scritto che i sindaci possono chiudere parchi e strade se si verificano degli assembramenti. Siccome ormai girano nel mondo dei social foto in continuazione, voi immaginerete domani che cosa accadrà in tutti i comuni d'Italia. Sindaco, chiudi via Toledo, chiudi via Caracciolo, chiudi piazza Municipio, chiudi piazza della Signoria, chiudi quello e quello. Sarà così. Allora ci sarà quello che dirà: no, non devi chiudere, stanno camminando, guarda bene, metti lo zoom, stanno a un metro, stanno a 1,5 metri, no, 1,75, la mascherina, che mascherina, se l'è abbassata, la tiene in testa. E allora, voglio dire, si può arrivare fino a un certo punto. Pensate al trasporto, un dato. Nel trasporto pubblico locale possono salire su un autobus per mantenere le regole di distanziamento e mascherina 15 persone. Quindi un ventesimo, un decimo. E come si fa? Se salgono 15 al capolinea, quello non si fermerà proprio. Se si ferma perché ci sono 14, ci sono le persone sotto. E che si mette un poliziotto ogni fermata? Impossibile. Quindi si sono previste una serie di cose, ma cari amici, lo sappiamo tutti, siamo in una fase in cui non c'è una regola che ti risolve il problema, lo stiamo vedendo tutti, cioè la regola principale diventa il consenso, la responsabilità, le regole chiare, quello che finora, diciamo, ci ha fatto sentire una comunità tutto sommato orgogliosa di noi stessi, perché lo diceva anche, mi pare, il dottor Pregliasco, lo stesso direttore dell'ANSA, lo diciamo tutti, cioè gli italiani nella loro stragrande maggioranza, devo dire pure questo, non diamo per scontato, ragazzi, i più bravi sono stati giovani, ma voi davate per scontato che ragazzi di 16, 17, 18, 19, 20 anni non uscissero mai di casa? Io ho l'esempio dei miei figli, ma come i miei figli, giusto perché li vedo ogni giorno, quando torno la sera, 16 e 20 anni, non sono mai usciti, hanno fatto addirittura la gara, cosa impensabile, chi va a buttare la spazzatura? Prima nessuno uscire un attimo, casa, buttare l'umido, ma guardate, questo non è scontato. Allora noi dobbiamo prepararci a una fase in cui le immagini della gente che cammina per strada ci saranno, ma non è che ogni volta che tu vedi la gente che cammina sta succedendo l'ira di Dio. L'importante è che ci sono quelle regole che si dicevano prima. E poi io vorrei aggiungere proprio una cosa. Allora, i parchi, noi ci siamo attrezzati, da domani ci saranno più controlli, le forze di polizia me l'hanno assicurato, il prefetto mi ha detto, ovviamente credo che da domani ci dobbiamo concentrare, questa è la mia indicazione che ho dato anche alle forze di polizia, stando il sindaco nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è quello di non soffermarci più tanto sul controllo singolo, perché pensate un po' al prossimo congiunto che si era arrivato quasi all'affetto stabile, e intuiamo tutti che l'affetto stabile può essere l'amico, e qui poi è stato un po' chiarito. Io mi concentrerei sugli assembramenti, cioè domani bisogna cominciare a dare un segnale forte
che se ci sono persone che si assembrano, quindi che stanno l'uno vicino all'altro, che fanno un crocchio, una riunione, un capannello, come lo vogliamo chiamare, là bisogna intervenire con sanzioni pesanti. Se è possibile, proprio un ultimo flash, perché io sì, sono molto d'accordo con il professore dottor Pregliasco, ho sentito prima, che è un argomento, devo dire, io capisco, non se ne parla molto, perché, scusate, io poi faccio anche politica, non voglio fare polemiche, però una riflessione su quello che penso la debolire. Adesso vedo che sono innamorati tutti quanti sulla via della pandemia della sanità pubblica. È un tema di cui non si parla molto, ne parlano i medici, ne parlano i sindaci, ne parlano i cittadini, ne parlano le persone. La politica un po' meno, perché le responsabilità sono molto trasversali in questi 20 anni di regionalizzazione della sanità. Cioè, perché gli italiani poi moltissimi sono stati anche bravi a chiudersi in casa? Perché hanno capito perfettamente. Io vi do il dato della Campania. Noi abbiamo cominciato la pandemia con 334 posti di terapia intensiva per tutte le patologie su 6 milioni di abitanti, senza dispositivi di sicurezza, perché l'economia liberista ci dice che dobbiamo delocalizzare tutto per risparmiare, no, lo si diceva prima, quindi senza mascherine, senza dispositivi, il nemico ci ha preso alle spalle e noi non tenevamo nessun elemento di difesa. Allora vediamo un attimo che passi avanti abbiamo fatto sinora. Abbiamo dato poteri commissariali a tante persone, si stanno spendendo milioni e milioni di euro. Allora io mi sono chiesto l'altro giorno, da domani molta gente dal nord verrà a Napoli. L'8 marzo fu fatto un grave errore, perché il governo annunciò la chiusura della Lombardia insieme alla regione Lombardia, ma nessuno pensò di mandare le forze di polizia a verificare presso le stazioni ferroviarie se le persone scendevano. Allora io, dopo 2 mesi di pandemia, ho chiesto al presidente delle regioni, scusate, ma siamo in condizioni, almeno dopo 2 mesi, di fare una verifica preventiva con test rapidi e tamponi alle persone che vengono, a garanzia della tutela dei viaggiatori, dei familiari e dei concittadini? Beh, a distanza di 2 mesi ancora non siamo in grado di poter fare una verifica di questo tipo. Allora la mettiamo in politica, quello che vuole chiudere i confini, quello che vuole aprire tutto, la polemica politica, perché i confini non li potrai mai chiudere, perché chi verifica la chiusura del confine? Allora io, nel chiudere, veramente vorrei dire questo e mi auguro che si riveda il sistema della sanità, dei beni comuni, delle privatizzazioni selvagge. Lo dico perché io da sindaco queste cose l'ho fatto. Cioè, io sono un amministratore che governa una città la più indebitata d'Italia e vi assicuro, ma non per ideologia, perché ci credo, abbiamo privatizzato. E nella sanità in Campania, se voi vedete gli ultimi anni, sono stati chiusi ospedali, pronto soccorso, anestesisti che non ci stanno più, rianimatori, medici, dispositivi. Ancora ieri mi hanno scritto medici di Napoli che non hanno più le mascherine FFP2. Più le mascherine FF, è chiaro che poi questi vanno a lavorare con il rischio di contagiarsi, di infettare i propri familiari. Abbiamo dovuto mettere noi come sindaci, grazie agli imprenditori di Napoli, a disposizione 300 posti letto di bed and breakfast per ospitare medici e infermieri. Ma potrei fare un esempio infinito. Allora io da sindaco chiedo allo Stato, facciamo presto in questo, in modo che noi andiamo più tranquilli verso l'estate, perché se avremo più medicina territoriale, più ambulatori, più sentinelle sul territorio, più dispositivi, più farmaci, più posti letto, diciamoci la verità, perché l'Italia si è impaurita? Perché ha capito che la pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive, sulle rianimazioni sarebbe stata insopportabile. Allora abbiamo dovuto rinunciare a tutti i diritti costituzionali dando una delega in bianco, ed è andata bene così. Però io adesso credo che noi dobbiamo pretendere, cioè non scaricando sul medico, sull'infermiere, sul sindaco e sul cittadino che si deve mettere in una quarantena infinita, cominciamo a chiedere a chi ha responsabilità politiche sulla sanità regionale e nazionale. E questo è il motivo perché alla fine hanno trovato l'accordo normativo Stato e Regioni, e che c'è questo conflitto istituzionale, perché lo Stato non si è voluto accollare tutta l'emergenza nazionale, perché si sarebbe voluto accollare alcuni disastri delle sanità regionali. Le regioni hanno avuto il protagonismo politico e si stanno facendo alcuni loro la campagna elettorale, poi quando hanno bisogno di che però lo Stato non ci dà le mascherine e lo Stato non ci dà i soldi. Per curiosità, Max Vigiani, lei e qualsiasi giornalista, cominciamo ad andare a vedere quanti soldi stanno circolando, chi li sta gestendo. Allora io questo ho il diritto di sapere, dopo che ho rinunciato per 2 mesi, io come tanti italiani, a diritti costituzionali fondamentali. E così stiamo davvero vicino ai medici, e così ci prepariamo a un autunno in cui possiamo avere le difese, possiamo avere le munizioni, possiamo avere il metto, possiamo avere, come dire, quella tranquillità di riprenderla prima o poi una vita normale, meno normale, insomma, una vita più o meno normale.
una risposta da lui per quanto riguarda proprio il turismo. Cioè, Conte in realtà nell'ultima diretta ha solo dato un saluto, seppur virtuale, ma non concreto, a chi ha, diciamo, a chi lavora nel settore del turismo, non lasciando ancora capire cosa ci sarà per il futuro, cioè in che modo si potrà ripartire. Lei è stato uno di quelli che ha detto: noi dobbiamo ripartire, dobbiamo risorgere da noi con un turismo low cost, quindi scoprendo tutte le città che ci sono vicine. Cosa pensa? Secondo lei doveva partire prima un aiuto per il turismo, o forse è stato meglio così aspettare ancora? Però rendiamoci conto che siamo già a maggio. Sì, rispondo a questo e poi vi saluto. C'è una premessa fondamentale: la cultura del turismo delle città, per esempio, si alimenta, e così completo la risposta anche a Cicchella, soprattutto con la tassa di soggiorno, che adesso è scomparsa. Noi avremmo avuto 15 milioni di euro con cui organizzavamo cultura e turismo. Allora è chiaro che se il governo non rimpingua queste carenze, se non immette liquidità nelle tasche delle persone rimaste senza soldi, se non sostiene veramente economicamente, la cosa che più mi preoccupa, guardate, non solo perché conosco la mia città, ma ho fatto anche 15 anni il pubblico ministero, è che poi passiamo al contagio criminale, cioè che il disagio sociale diventa conflitto, diventa ordine pubblico, questione criminale, e tutti sanno, voi tutti, il direttore Contu, Max Vigiani, anche chi non conosco bene, ma intuisce che la criminalità è la criminalità organizzata, ha liquidità, non ha burocrazia, sa dove bussare e ha un bisogno assoluto di riconquistare un consenso. In questi anni le lotte sociali dell'antimafia sociale e delle forze di polizia, degli amministratori onesti, degli italiani hanno contribuito. Allora, noi stiamo lavorando in questa direzione, ma davvero tanto, perché io, come dire, cerco di lavorare su domani 4 maggio, su giugno e su luglio. Molto dipenderà dalla curva, chiaramente, dei contagi, ma noi ci dobbiamo far trovare pronti. Allora io credo che se, per esempio, parlo di Napoli, la situazione sanitaria dovesse rimanere così positiva e andare verso il contagio zero verso metà maggio, per poi consolidarsi nel mese di giugno, siccome la nostra è una città che vive di economia circolare, vive molto di turismo, commercio, cultura, arrangiarsi, cioè le cose che tutti sanno di Napoli, noi ci dobbiamo preparare a poter fare una bella estate, che ha anche delle opportunità. Certo, non ci saranno i turisti internazionali, dobbiamo aspettare il 21. Certo, probabilmente dal nord sarà difficile poter pensare, ma non lo escludo. Ma sicuramente, quello dipenderà dai contagi, sicuramente un turismo low cost, cioè il napoletano che rimane in città e che riscopre la sua città e che fa muovere l'economia, i campani, i meridionali, i centro-meridionali, di mettere al centro la natura. Vogliamo prendere queste immagini straordinarie? Un pescatore di Mare Chiaro mi ha detto che ha quasi 70 anni, che non ha mai visto tanti pesci nel mare. Delle immagini struggenti. Allora, se noi lavoriamo su, ripeto, come ho detto prima, diamo lo spazio pubblico a chi ha le trattorie chiuse, gli diamo più spazio all'aperto, pedonalizziamo, mettiamo i monopattini, mettiamo le biciclette, mettiamo quello che suona in un posto, quello che la chitarra, quello il pianoforte, quello fa teatro, quello fa una sua performance, la solidarietà, quindi impieghiamo il personale comunale che finora non ha potuto lavorare, lo impieghiamo ad accompagnare i bambini, i diversamente abili, gli anziani. C'è una città a dimensione umana che può diventare un brand. Siccome noi non siamo mai stati liberisti, non siamo mai stati per il consumismo universale come amministrazione, abbiamo sempre pensato di mettere al centro la persona e lo spazio, l'umanità, la solidarietà, la fratellanza, le cose che stanno in Costituzione. Io penso che quest'estate, guardate, ve lo dico non perché sono un ottimista nato, perché ci credo. Io credo che è anche un'opportunità. È un'opportunità per l'Italia, per le città e per il Sud, perché noi comunque abbiamo finora, un po' per fortuna, un po' per chi ci crede in San Gennaro, un po' perché siamo stati bravi, un po' perché si è lavorato bene, io credo che potremmo essere, ripartire bene e anche più uniti, in modo che la smettiamo con questa storia nord, sud, sud, nord. Diamo un segnale anche forte di paese unito, coeso, che ha voglia di ricostruire. Io ci sto e vi posso dare una buona notizia, e credo che fa bene, i sindaci ci sono. Guardate, i sindaci non litigano mai tra di loro. Io non so nemmeno alcuni miei colleghi sindaci se sono dei 5 Stelle, della Lega, della sinistra, della destra o autonomi come me, perché il sindaco sta in mezzo alla strada anche di questi giorni. Noi leggiamo le sofferenze, vediamo le lacrime, siamo uniti, siamo coesi, rappresentiamo l'Italia. Questo il governo se ne deve accorgere, ma non per noi, perché se non sostengono noi non potremmo ripartire mai con la cultura, non potremmo assistere le persone fragili, non possiamo raccogliere la spazzatura, non possiamo fare il trasporto pubblico, è davvero chiuso. Ma noi stiamo narrando l'idea che lunedì comincia il trasporto pubblico, ma come comincia? Così si fermerà fra qualche giorno, perché noi non incassiamo più nulla.
Allora il governo capisce che siamo in un'economia di guerra, la più grave crisi economica da dopo il dopoguerra, e allora deve avere coraggio. Deve avere coraggio, perché nei momenti di crisi è il pubblico che fa la prima mossa, liquidità, investimenti, anche indebitamento. Cioè poi ci sarebbe, io comunque sono disponibile, anche non voglio togliere tempo agli altri, anche come dire approfondire, perché io credo che come l'informazione è importante, così è importante la testimonianza di chi ci mette la faccia, di chi raccoglie, di chi fa sintesi, di chi come dire non deve fare campagne elettorali. Io se si votasse a luglio, sapete che vi dico? Io non partecipo alla campagna elettorale, non mi interessa. Perché io credo che oggi gli italiani vogliono i politici, gli uomini delle istituzioni unite a ripartire il paese, non a farsi il tornaconto. Vogliono risposte, vogliono risposte concrete e giustamente... Io complimenti sindaco, complimenti, spero che tutti i sindaci la pensano come lei, complimenti davvero. Ok, no, volevo chiedere al sindaco, tornando al discorso della confusione di questa fase 2 del ritorno per strada, eccetera, siccome io e tanti come me fondamentalmente non dovrò uscire per lavorare, insomma... della passeggiata posso fare tranquillamente a meno e di tante altre cose, diciamo io avrei un solo motivo per uscire, quindi volevo un chiarimento su questo fatto. L'affetto stabile, cioè che mi chiedevo, cioè come si fa, no, nel senso che mi metto nei panni, io per esempio sono un fratello della polizia municipale, ferma uno. E, per esempio su Facebook in questi giorni girava un meme che mi ha fatto molto ridere, di un agente della polizia municipale che chiede a un automobilista, dice ma te a questa gli va bene veramente o da scopo e basta, cioè nel senso come si controlla questa cosa, cioè, c'è un po' di confusione. Cioè io posso dire, io non ho una fidanzata, cioè un parente, uno può controllare. E qui metti in difficoltà il sindaco Francesco, è veramente il fratello, è veramente il cugino, no. Ma l'affetto stabile come si controlla? Sembrerebbe che il governo ha chiarito, e quindi siccome si è reso conto che mettere affetto stabile significava un amico, significava tanti altri esempi che possiamo fare, ha dato un'interpretazione da una parte estensiva del prossimo congiunto, dall'altro un po' più restrittiva rispetto a quello che aveva dato all'inizio. Ma è una confusione incredibile, perché prossimo congiunto da un punto di vista giuridico ha un valore come dire chiaro, quindi hanno sbagliato a scrivere prossimo congiunto, questa è la verità. Avrebbero fatto bene a dire abbiamo sbagliato, cioè che può capitare, ripeto, lo diceva anche prima, ognuno sbaglia di questi temi, invece hanno fatto un rimedio peggio del male, perché prima hanno annunciato che affetto stabile anche l'amico, quindi immaginatevi appunto che accadeva, cioè liberi tutti, e adesso ci hanno infilato il fidanzato, per esempio, che c'è, ma non vi sfugge che chi va a controllare, perché fidanzato che significa fidanzato? Poi ci sono le coppie di fatto, quindi io credo che insomma da domani, ripeto, le forze di polizia non avranno più la possibilità di esercitare un controllo effettivo, e quando le regole non sono chiare non sfugge a nessuno, c'è anche l'abuso dietro l'angolo. Io penso che bisogna concentrarsi, l'ho detto prima, questa è stata la mia indicazione, su quello che può essere pericoloso per la salute in questo momento più di ogni altra cosa, l'assembramento, cioè lo stare l'uno vicino all'altro troppo, allora là si può intervenire con sanzioni efficaci, ma che tu fermi a uno e ti dice sto andando dalla mia fidanzata, tu che fai? Vai a casa di quello, lo controlli, poi vedi se sono messi la mascherina, se si baciano a distanza, se ci abbracciano, c'è un limite dove poi scatta l'autoresponsabilità, il buonsenso, la loggia, non possiamo controllare. Poi la prossima volta magari parliamo pure dell'app Immuni, perché è un'altra cosa. Ah, ecco, sì.